In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma queste parole gli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la crona di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano di loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora gli disse: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto. In case e fratelli e sorelle, madri e figli e campi insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Allora, oggi vorrei che ci mettiamo a confronto proprio con questa persona, con quest'uomo che è andato da Gesù Cristo per un motivo ben preciso. Allora, vedete, non era un povero che ha bisogno di carità. Era una persona benestante, anzi era proprio ricco, però qualche cosa non andava in lui. Quest'uomo cercava, gli dice, la vita eterna. Significa che non era realizzato, aveva molti soldi, ma era triste. Lui sentiva che gli mancava qualche cosa. Questo non era un delinquente, era un uomo religioso, avete sentito che lui fin da giovane aveva sempre rispettato i 10 comandamenti. Le persone della mia età sapranno che il tempo catechismo era basato tutto su quello, sui 10 comandamenti. Era quello il modo di apportarsi a Dio. Guardate, uno che dal punto di vista religioso ha fatto qualcosa e però non è sazio, è come se, non so, uno che, ecco, domenica. Abbiamo mangiato poco fa, pranzo domenica più importante e più bello degli altri pranzi della settimana, e però magari adesso abbiamo ancora fame, o perché abbiamo mangiato poco rispetto al fabbisogno che avevamo, oppure abbiamo mangiato le cose inutili che il corpo non ne aveva bisogno, e magari il corpo aveva bisogno di carboidrati, proteine, e quelle non le abbiamo mangiate. Quindi ha fatto una cattiva alimentazione e il nostro corpo si sente insoddisfatto. Aveva ancora fame. Lui, quest'uomo, ha fatto tanto, era religioso, eppure non era felice. Sentiva che gli mancava, ecco, lui la chiama la vita eterna, noi chiamiamo semplicemente la vita, la pienezza della vita, di essere felice, di essere con una felicità che non c'ha confine. Gli manca, ne è triste. Tanto da smuoversi, da andare al maestro della Galilea, quel tale Gesù di Nazareth, a chiedere che cosa devo fare per vivere in pienezza, per avere la pienezza della vita. Allora Gesù Cristo parte dicendogli quello che era a quei tempi la religiosità. Senti un po', tu onori tuo padre e tua madre, rispetti i 10 comandamenti, hai rubato qualcuno. No, 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 io queste cose, quindi la legge di Dio, rispettata sempre, fin da giovane, su questo sto a posto, però nonostante questo sento che mi manca la vita. Allora, se qualcuno conosce un pochettino questo fatto della storia della vita, questo è molto importante perché
ai tempi di Gesù Cristo si credeva di essere salvati in base all'osservanza dei 10 comandamenti. Se uno li rispettava, poteva essere gradito a Dio e andare in paradiso. Se uno invece non li rispettava, veniva cacciato via dal Signore. Il giusto era l'uomo che rispettava i 10 comandamenti, l'empio, il peccatore, è l'uomo che trasgrediva. E quindi il rapporto con Dio nell'Antico Testamento era regolato da una legge. Questo si fa, questo non si fa. Per esempio, ricorda di santificare le feste. Se vai a messa domenica, a posto. Se non vai a messa domenica, punizione divina. Perché la legge funziona così. Se la rispetti è normale, non c'è un premio. Se non la rispetti c'è una sanzione. Nel campo civile, amministrativa o peggio, il carcere se è penale. E in campo religioso, allora, è nel rapporto con Dio, se credi a Dio, Dio ti benedice, non sei credito a Dio perché disobbedisci, Dio non ti benedice, ti punisce. Quindi le cose ti vanno male. Stai in peccato. Allora, rubi a qualcuno, Dio ti punisce, ti manda male quei soldi. Non onori il padre e la madre, Dio ti punisce. E quindi lo onori, vabbè, a posto, stai facendo bene. Allora, tutto l'educazione religiosa dell'Antico Testamento era nell'insegnare fin da piccoli il rispetto dei 10 comandamenti e tutto quello che ci girava intorno. Quelli che più di tutti erano bravi a rispettare i 10 comandamenti e tutte le cose che giravano intorno erano i farisei, che siccome mettersi a rispettare, tu dici, ma chi è che rispetta i 10 comandamenti? È una cosa così difficile che quei pochi che riuscivano a farlo in maniera radicale erano considerati dalla gente normale come un qualche cosa di superiore, erano i santi. Quindi i farisei eccellevano nel popolo di Israele come quelli veramente religiosi, uno scalino sopra la media, i santi. E ci tenevano ad essere conosciuti, ma dico perché loro rispettavano la legge di Dio fino nei minimi dettagli. Vi ho detto che si era arrivati a degli assurdi, che se Dio comandava il riposo festivo, il giorno festivo, quindi per gli ebrei è sabato, per noi oggi è domenica, erano arrivati addirittura a mettere il numero di passi che si poteva fare, oltre il quale si cadeva nel lavoro, sotto il quale andava bene e non era peccato fare tanti passi. Quindi una mentalità nel rapporto con Dio legalistica, basata sulla legge. Allora, qualcuno conosce San Paolo, le sue lettere? La questione tra la legge e la grazia, spiegata benissimo, soprattutto nella lettera ai Romani. San Paolo dice che la legge data da Dio, ed è Dio, cioè tutto nacque dalla sua salvezza, si manifestò prima ad Abramo, al popolo di Israele attraverso di Mosè, con la legge, tutta una storia di salvezza fino arrivata a Gesù Cristo. Gesù è il culmine della storia di salvezza, e non era Mosè con la legge. Però dice San Paolo così, che quando Dio ha dato la legge, non l'ha data perché la popolazione si potesse salvare per mezzo dei 10 comandamenti. Dio sapeva benissimo che dando la legge la gente invece di migliorare peggiorava. Nel senso, voi mamme, se uscite di casa e dite al bambino, mi raccomando, fai i compiti, non guardare la televisione, lì ho comprato una cosa, non ci devi andare a guardare quello che ci sta lì dentro. Dopo 10 minuti che la mamma è uscita, quello va a guardare là dentro che cosa ci sta. Perché è proibito. La proibizione scatena il peccato che sta dentro di noi. Quando uno è delinquente qui, è delinquente qui. Se tu gli proibisci, tu non devi rubare, devi essere onesto. Eh sì, io quando mi ricordo uno spacciatore di droga, diceva così, diceva alla ragazza sua, ma insomma, sempre spaccio la droga, basta, perché non ti guadagni i soldi lavorando? E questo sono un somaro che devo lavorare. E lui guadagnava i soldi molti di più di quanto
guadagnava uno al mese lavorando, spacciando la droga. Era più facile, non faticava e c'era un sacco di soldi. Poi è stato ammazzato dagli spacciatori perché lui non pagò una partita di droga e lo hanno ammazzato. Giovane, aveva 30 anni, andava in giro con Mercedes. Allora, se uno è delinquente, tu gli vai a proibire le cose, lo fa due volte di più quello che sta facendo di cattivo. La legge scatena il peccato, non fa diventare i peccatori santi. Esempio, negli Stati Uniti d'America esiste, non in tutti gli stati, la pena di morte. Negli Stati Uniti d'America, siccome c'è la pena di morte, avvengono meno omicidi per paura che poi si va sull'elettrica o si prende un'iniezione letale, o più omicidi che negli altri stati del mondo? Di più. Ne avvengono di più, nonostante c'è la pena di morte per chi ammazza gli altri. Quella paura di essere condannati a morte non impedisce alle persone, a chi delinque, di uccidere gli altri, anzi, gli fa uccidere di più le persone. Ecco la cosa. Quindi, quando Dio dette la legge al popolo di Israele per mezzo di Mosè, sapeva che la reazione sarebbe stata di far diventare il peccato del popolo di Israele più grande ancora di quello che possedeva. Quindi, fino all'arrivo di Gesù Cristo, il popolo di Israele non era il migliore di tutti i popoli perché aveva conosciuto la rivelazione divina, aveva fatto un cammino. Era il peggiore di tutti, perché nonostante sapeva tante cose rivelate da Dio attraverso la tua salvezza, peccava più degli altri. Quest'uomo che diceva di rispettare tutti i 10 comandamenti, lo faceva veramente? Allora, normalmente noi preti, il popolo di Dio, quando sentiamo questa lettura diciamo: ah, vedi, questa è una persona brava, onesta, rispettosa di Dio, e ti manda i comandamenti. Quando Gesù, dice, lo fissò con lo sguardo e lo amò, era contento di quest'uomo, era bravo, a differenza degli altri che non rispettavano i 10 comandamenti. Allora Gesù, siccome era bravo, gli propone di fare un altro scalino in più, di vendere, di farsi frate, un voto di povertà, e lui, vabbè, non ce l'ha fatta, è andato via. Però non ha fatto, cioè non è diventato ottimo, è rimasto migliore, però sempre nel campo positivo delle persone religiose, buone. È così la lettura di questa storia? Udite, ma se Marco ce lo chiede, significa che non è così. Nessuno mi risponde sì o no perché c'è paura di sbagliare. Aspetta. Allora, quest'uomo, lui era convinto di essere un peccatore e una persona per bene. Rispetta i 10 comandamenti. Se lui avesse detto tu sei un peccatore, e avesse detto tu sei un peccatore, io sono una persona per bene. E gli faceva l'elenco delle cose positive che faceva, rispettando i 10 comandamenti. Oggi va un po' dire tu sei un delinquente, tu sei un peccatore, per questi qua al bar che non metto mai più in chiesa, tu sei un peccatore, voi preti, pedofili, tutti, ti ricaccia tutte le accuse per giustificarsi che lo fanno bene. Le persone che dicono, io non vado a mettere, ma non sono come quelli che ci vanno e poi fanno peggio. Ti giustificano dicendo che quelli che ci vanno fanno peggio di loro, allora fanno bene loro a non andarci, sono meno ipocriti, sono scalino sopra quelli che frequentano la messa. Allora, questo mi ha dato così, ma vedete, se lui fosse stato veramente a posto con Dio, con rispetto ai 10 comandamenti, sarebbe stato infelice? Il fatto che lui non si sentiva felice significava che qualche cosa non andava. Allora facciamo un esempio, mettiamo che uno sia uno che ci tiene alla salute, fa lo sport, sta attento all'alimentazione, però c'è un dolore allo stomaco, non passa. Il giorno dopo non passa, passerà. Terzo giorno,
Allora, alla fine, costretto per fatto non basta, va a farsi una visita. Il dottore sente questi sintomi, diciamo, gli dice: qui ci serve una radiografia, perché bisogna andare a vedere quello che non si vede dentro, che cos'è che causa questo dolore allo stomaco. Allora, raggi X e si vede una massa che non fa parte degli organi del corpo. Che cos'è sta robaccia? Pensa il dottore senza più niente. Bisogna fare l'analisi bene e vedere che cos'è questa massa. Un tumore, magari è scappato fuori un tumore maligno al pancreas. Allora il medico ha scoperto la malattia del paziente, dice: ecco perché tu non stai bene. Tu fai sport, sei amante della salute, mangi vegano, perlomeno mangi cose, però questo male gli sta lo stesso. Bisogna curarlo, toglierlo via. Allora, quando quest'uomo rispose a Gesù Cristo: io rispetto i suoi comandamenti, cioè, Gesù, guardate che bello, dice la scrittura, dice: lo fissò. Immaginatevi essere fissati dagli occhi di Gesù. Quello è veramente lo sguardo a raggi X che penetra nel profondo dell'anima, che legge tutto dentro come è fatta una persona. L'unico Gesù Cristo a capire come sono fatte le persone di dentro. C'è qualcuno che lo sa fare qua? Noi andiamo sempre a te, per il marito, per conoscere come pensa e come si comporta, quanto tempo ci mette? Non so se basta una vita. La moglie per capire il marito, quanto tempo ci mette? Per scoprire come è fatto di dentro? Sì, qualcosa, ma per scoprire veramente. Quante persone dopo 10 anni di matrimonio sono insoddisfatti del coniuge perché si sentono non capiti e non di conseguenza non amati? Perché capire una persona è veramente impegnativo. La persona non è fatta come noi pensiamo che sia, è fatta come è e dobbiamo scoprirlo come è fatta la persona. Gesù Cristo conosce le persone di dentro alla perfezione, ha gli occhi a raggi X che ti leggono dentro dall'A alla Z, tutto alla perfezione. Quindi Gesù Cristo sapeva perché quell'uomo non sperimentava la gioia di vivere, nonostante mettesse in pratica i 10 comandamenti. Da buon medico spirituale, dice al paziente per togliergli questo tumore: ti manca una cosa sola. Che cosa? Quello era desideroso. Adesso mi dice il segreto per essere vivo, per sentirsi vivo. Allora dice: tu devi tornare a casa, vendi tutti i beni che c'hai, il ricavato, mettiamo che fai 1 milione di euro, lo dai tutto intero ai poveri. Poi vieni e seguimi, campi di provvidenza come fanno questi altri e faccio io stesso. Quello, eh? Tutto si poteva immaginare a Gesù Cristo, a meno che una risposta del genere. Ma come, ti vengo a chiedere cosa devo fare per avere vita eterna e tu mi dici di vendere tutti i beni? Ma ci ho messo una vita per metterli da parte. Quanti sacrifici, quanto lavoro, e mo devo vendere tutto quanto. Quest'uomo fece come Gesù Cristo gli aveva insegnato? No. Dice che si rabbuiò, il suo volto divenne buio, scuro, triste, ancora peggio di come era venuto. E se andò a casa e non ha venduto i suoi beni, non era dei poveri, non ha seguito Gesù Cristo. Allora, tirando le somme, quest'uomo amava più Dio o amava più i suoi beni? Il primo dei 10 comandamenti, che cosa dice? Il primo dei 10 comandamenti dice: non avrai altro Dio all'infuori di me.
Chi era il Dio di quest'uomo? Il denaro. Allora lui metteva in pratica i 10 comandamenti. Lui credeva di mettere in pratica, di fatto non li metteva in pratica. Sentite un po', riportiamo questa cosa a noi. Com'è facile ingannarsi con Dio per credere di essere religiosi, credere di stare a posto con Lui, credere di mettere in pratica i Suoi insegnamenti e poi di fatto siamo molto lontani da Lui. Gesù, dicendogli quella cosa, tirò fuori la massa marcia di tumore che stava dentro di lui. Ovviamente questo è un tumore spirituale. Come si chiama nei 7 vizi capitali l'attaccamento ai beni? Qual è quel vizio dei 7 vizi spirituali che significa l'attaccamento ai beni come peccato? L'avarizia. Di 7 vizi uno si chiama avarizia. In altre parti viene anche chiamato cupidigia, cioè quel desiderio smoderato dei soldi, dove uno non usa i soldi per vivere, ma usa la vita per fare i soldi. Era malato così quest'uomo. Aveva questo vizio, che mi pare che è un vizio molto comune. Ce l'hanno tutti quelli che hanno a che fare con i soldi, tranne quelli che il Signore ha salvato da questo vizio. Mi pare che sono molto pochini. L'attaccamento ai beni. Guardate, per guarire spiritualmente per quest'uomo, siccome lui aveva il male spirituale di essere attaccato ai beni, qual era la cura per guarire da questo male spirituale? Dare i suoi beni in carità ai poveri. Per esempio, un altro tipo di cura, un gesto di umiltà o cominciare a pregare, non gli faceva nessun effetto sul suo male spirituale. Quella cura non era proporzionata al male che aveva lui. Per ogni tipo di male spirituale, come in campo medico per il corpo, esiste la sua medicina e cura specifica. Per uno che è attaccato ai soldi, la cura non è nel caso fai un po' di carità ai poveri, dai tutti i beni che c'hai ai poveri. Se uno non fa un vero atto di distacco dai suoi beni, mettendo Dio al primo posto dentro te stesso, costi quello che costi, cioè anche tutti i suoi beni, non guarisce da questo male. Se lui faceva che alla messa metteva 1 euro sul cestino, era guarito dal vizio dell'avarizia? No, perché quella piccola carità non ti salva dal vizio dell'attaccamento ai beni, di vivere per i soldi. E non ti mette a posto con Dio a questo riguardo. Per lui occorreva quello. I vizi non sono soltanto quello dell'attaccamento ai soldi, ce ne stanno anche altri. La superbia è un vizio spirituale che non riguarda i soldi. Che cosa riguarda la superbia? Il proprio io. Io capisco, io so le cose, al posto di comando ci devo stare io per far andare bene le cose, io. Per altri, l'infelicità è causata dal fatto non che uno abbia il vizio della superbia, dell'avarizia, ma che il vizio della superbia. La medicina spirituale per chi ha il vizio della superbia, quindi per chi innalza e vuole sempre il proprio io al primo posto, quale sarà da parte del Signore? Dargli una vita in cui deve occupare l'ultimo posto. Quindi il Signore sottoporrà il superbo a grandi umiliazioni, perché vada all'ultimo posto. Poi magari scopre il superbo che l'ultimo posto è il posto
di Gesù crocifisso. Prima di lui, superbo, a quel posto c'è andato Gesù, morto in croce ingiustamente a 33 anni, giovane, con processi ingiusti su di lui, l'ultimo posto in questo mondo. Per l'età di Gesù Cristo l'ultimo posto, quello è il posto giusto. Il posto sbagliato è il primo, il posto del superbo. Se quell'uomo invece del vizio della superbia avesse avuto un altro vizio ancora, per esempio la lussuria, gola e lussuria, lussuria non significa il vizio del lusso, significa, detto in un altro termine più moderno, l'erotismo. La gola e la lussuria, l'erotismo, sono i vizi che riguardano il piacere del corpo. Ecco. Chi non cerca il piacere spirituale, quello che viene da Dio, cerca il piacere su questa terra attraverso il corpo, e il piacere di questo mondo si ha col mangiare, con l'erotismo, dove l'atto sessuale non è inteso come un atto d'amore tra coniugi, ma come un atto di piacere, per cui l'uomo sfrutta la donna per il suo egoismo di piacere, la donna sfrutta l'uomo per il suo egoismo di piacere. Non importa che l'altro sia il proprio coniuge, anzi, uno va sempre in cerca di quello che di più di tutti sa soddisfare i propri appetiti sessuali, e non conta manco che sia dell'altro sesso. Sulla bonifica un terzo delle presenze sono maschili, e per far soldi gli omosessuali devono fare concorrenza alle prostitute, quindi devono fare cose che le prostitute non sono disposte a fare neanche per soldi, devono superare e battere le prostitute per soddisfare il cliente e avere più soldi, per soddisfare il vizio della lussuria del cliente. Allora, se uno ha questo vizio, che ha improntato la propria vita sulla ricerca del piacere del corpo, come lo guarisce il Signore da questo vizio? Mediante la sofferenza del corpo, con una malattia, con una disgrazia, e non lo tira fuori da quella cosa fin quando lui non è guarito spiritualmente. Quante storie potrei raccontare a questo riguardo. La guarigione di un'anima che ha basato la sua esistenza con il vizio o peccato che ti porta all'inferno del godere attraverso il corpo è la sofferenza del corpo. Per tornare a Dio. Conoscete la storia dell'atleta che voleva diventare grande campione e si è ritrovato sulla carrozzina? Prima ha bestemmiato Dio 50 milioni di volte perché non poteva più diventare un campione. Poi ha detto: ma guarda, io volevo la forza, tu mi hai dato la debolezza. Volevo il successo, ma del fallimento. E così un altro elenco di cose negative. Però tutto quello che cercavo interiormente, attraverso la malattia, il fallimento, me l'hai dato. Perché adesso ho ritrovato te sulla carrozzina. Lode a te, Signore. Allora, quest'uomo che cercava la vita, quindi non è onesto con se stesso, non si era fermato al fatto di accumulare i soldi. Posto di fronte alla medicina per guarire la sua malattia, dice di no, perché doveva rinunciare ai suoi beni. Allora, tutti quelli che hanno detto di sì al Signore, guardandosi intorno, vedono che sfacelo di no esiste nella società. Ma chi è che sa rinunciare al suo idolo per il Signore? Allora, adesso, visto che siamo persone adulte, possiamo capire bene. Mettiamo, ecco, allora, questo mi aveva molti beni. Quale sarebbe stato lo svolgimento futuro della sua vita nel caso in cui fosse vissuto con la salute fino al termine naturale della sua esistenza? Aveva molti beni,
godeva nel mangiare la casa, nessun problema per le tasse, nessun problema per togliere gli sfizi, poteva prendere la macchina, l'ammiraglia di quello che voleva, il cellulare dell'ultima generazione, il top dello smartphone, poteva farsi la crociera, poteva pagarsi le donne, una vita dove le sofferenze che mettono in croce la vita della gente normale non c'erano, perché avevi i soldi, avevi i beni, poteva vivere tranquillamente così, fino alla morte del corpo, perché i suoi soldi non gli potevano impedire di invecchiarsi e di morire. Dopo, ricordate il ricco Ippolone e il povero Lazzaro. Lazzaro nella vita di questo mondo ha avuto le cose brutte, la povertà, il disprezzo, l'emarginazione, eccetera. Il ricco Ippolone si è tenuto stretto tutte le cose belle e non ha dato manco le briciole, manco quello che buttava via nella monnezza. Lo buttava nella monnezza, ma non lo doveva prendere quello straccione di Lazzaro. Neanche quello doveva essere dato, questa è la cattiveria. Allora, dopo la morte del corpo di queste due persone, Lazzaro in paradiso e Enrico nell'inferno, per il suo egoismo, per la sua cattiveria nel gestire i suoi beni e non condividerli con nessuno. Succedeva questo. Ora, se cominciamo ad essere un pochino esperti di vita, ma la vita nostra quanto è lunga? È un soffio. È un soffio. Nessuno può farsi un progetto di vita all'interno del confine della morte. Arriva subito che non te ne accorgi. Qualora tutto andasse bene, che uno morisse di vecchiaia e vecchiaia avanzata, quanti arrivano al massimo dell'età? E quanti ci arrivano in buona salute di corpo e di testa? Pochissimi. Ma anche che uno ci arrivasse, finisce quel modello di vita, quel successo che abbiamo con tanta fatica ottenuto, è condannato al fallimento. Crolla, finisce. Quello che conta per tutti, invece, è il vivere eternamente dopo la morte del corpo. Quello è il successo. Lì avere il paradiso, lì avere il benessere. Guardate che razza di roba. Delle persone che erano meno ricche di quest'altro, che si chiamavano Pietro e il fratello Andrea, i due fratelli Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, e tutti gli altri 8 discepoli, che dicono a Gesù Cristo, a differenza di quell'uomo che aveva detto di no, lo dice: noi abbiamo lasciato tutto invece e ti abbiamo seguito. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, lasciarono la loro barca e il padre, e si fecero discepoli di Gesù Cristo. Beh, forse hanno lasciato molto, per loro era più facile, avevano lasciato molto di meno di quello che avrebbe dovuto lasciare quel ricco per seguire il Signore. Pietro lasciò la barca insieme a fratello Andrea, lasciò anche la moglie per seguire Gesù Cristo, che significa lasciò un'altra cosa, oltre alla moglie come affetto, e seguì il Signore. E così gli altri 8. Allora, che dice Gesù Cristo? Guardate, a voi che avete fatto questo passo, in verità, io vi dico, parla la verità, parla a Dio, voi in questa vita avrete 100 volte di quello che avete lasciato e dopo la vostra morte il paradiso, la vita eterna, la vita nella gioia, nella pienezza con Dio. Il ricco no. Allora, vedete, il problema è la mentalità ottusa che ci siamo fatti, soprattutto nel rapporto con Dio. Chi è che si fida della sua parola? Che gioca la propria esistenza su quello che Gesù Cristo ha detto e dice? Chi è? Guardate,
Guardate come le differenze tra la scelta del ricco e la scelta di Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni e degli altri discepoli. Lui si è tenuto le sue ricchezze per continuare a star bene qui e se n'è fregato di quello che sarebbe venuto dopo, che sarebbe stato molto brutto. I discepoli, invece, avevano perso le loro ricchezze, ma questo fatto di aver creduto in Gesù Cristo, di aver obbedito alla parola di Dio, ha permesso a Dio di lavorare così tanto nella vita di queste persone che da quattro stagioni che erano, li ha fatti diventare dei grandi santi. E per loro in paradiso il posto è tra i più elevati in assoluto. In questa vita già grandi e in futuro ancora di più. Non avrebbero avuto quello che hanno ottenuto se si fossero accontentati del loro pochino. Quindi, come si fa a sperimentare la potenza di Dio nella propria vita? Quando cominciamo a obbedire alla sua parola, quando cominciamo a fare quello che Dio ci dice, quando crediamo che le sue promesse sono vere e si realizzano, allora la potenza di Dio si può liberare nella nostra vita e non prima. Dio onnipotente lo sapeva anche quel ricco che aveva cercato Gesù Cristo, ma lui nella sua vita non ha sperimentato l'onnipotenza di Dio perché non voleva perdere il suo benessere materiale. Lui ha sperimentato soltanto quello che gli veniva dal benessere materiale. Noi per sperimentare il benessere di Dio, il benessere spirituale, dobbiamo fidarci di Lui. Quando crediamo nella Sua parola, permettiamo a Dio di irrompere con tutta la Sua grandezza nella nostra vita. Se uno, in guarigioni fisiche, io do la regola generale, non sto parlando di casi particolari, la regola generale è questa per le malattie, che Dio ci vuole sani. Gesù Cristo è la guarigione e la salute, è la resurrezione e la vita. Se noi crediamo questo in Gesù Cristo e da malati ci apriamo a Lui, sperimentiamo il soprannaturale che entra nella nostra natura bagata dalla malattia e sperimentiamo il miracolo. Se noi non ci crediamo e andiamo avanti soltanto con le categorie di questo mondo, il ricco aveva i suoi beni. Noi oggi abbiamo dottori in medicine, crediamo solo a quelle, di quello crediamo e di quelle lì otteniamo il frutto. E non sperimentiamo il soprannaturale nella nostra vita, perché non abbiamo creduto alla potenza di Dio, alla sua volontà di guarigione nei nostri confronti. Quello che vale per le malattie vale per le potenze diaboliche, malefici e cose del genere. Il diavolo esiste, è invocato da chi ce l'ha contro di Cristo e contro i suoi figli a danno di queste persone. Se noi cerchiamo un rimedio solo umano, qual è il rimedio umano? Non esiste contro me. Se noi crediamo che la potenza di Dio, che Lui ci ama, che Lui ha sconfitto il diavolo quando è risorto dai morti, la notte del Sabato Santo, e applichiamo a quella potenza della nostra vita, noi sperimentiamo che il Signore spezza quelle catene che noi con le nostre forze non possiamo sperimentare. E prendiamo la potenza di Dio in noi. E questo è bello, questo è grande. Per i peccati ancora di più. Essere schiavo di un vizio non è bello, è brutto. Essere schiavo del denaro significa vivere una vita meschina. La persona avara, siccome deve avere più, fa il ragionamento così. Io per avere di più, è come devo fare? Devo ricevere il più possibile e dare il meno possibile. L'avaro è quello che spende meno di tutti, perché è avaro, anche se c'ha molto di più. Quando ero parroco a Comunanza, fece il funerale di un signore che abitava su una frazioncina in montagna. E
Questo viveva da solo. Nella casa sua c'era il pavimento di mattoni, il soffitto con i travi di legno, quelli antichi. C'era a malapena l'elettricità e il telefono. Il resto sembrava di stare lì da casa di almeno 70-80 anni fa. Questo andava tutte le mattine al lavoro, mettendosi la zappa con la sporta con il mangiare. Il suo terreno stava 8 km distante da casa. Allora la mattina e tornava la sera. Vita pezzente proprio. Quando morì aveva, allora c'era ancora i vecchierire, 400 milioni in buoni fruttiferi postali. Lui è vissuto da pezzente ed è morto da milionario, quasi miliardario, insomma, secondo me un po' di anni, perché non spendeva niente, perché doveva mettere, i soldi non si toccano, i soldi dovrebbe mettere da parte, a quei tempi le poste davano, i buoni postali, quelli che rendevano di più dei botte la forma di risparmio popolare. Ha fatto così. Già umanamente il vizio distrugge la vita di una persona, figuriamoci a livello spirituale. Per cui è nato il detto che l'avaro vive povero e muore ricco. Quando muore viene fuori tutta la sua ricchezza e se la prendono gli altri, e se la sperperano gli altri. Scappano fuori i parenti da tutte le parti d'Italia che non mai aveva visto, a prendersi quello che è di quello morto avaro. E vive povero e muore ricco. E di là va l'inferno. Quindi è vissuto male di qua, è vissuto male, vivrà male di là per sempre. Cioè, peggio del peggio. Certo che quell'uomo lì cercava la vita, era ricco e non stava bene, non era felice. Se dava retta a Gesù Cristo ci diventava. Allora, vedete, voi che siete qui in questi incontri, siete in un cammino di fede. Qui vi annunciate una parola tutte le volte. Se la crediamo e ci muoviamo secondo come il Signore ci rivela, sperimentiamo che la sua potenza viene in noi. Se invece l'ascoltiamo e per paura e per non perdere i nostri beni materiali, morali, non so che cosa, non facciamo quello che il Signore ci ha indicato di fare, ci ha fatto capire di fare, non sperimentiamo la sua potenza che entra nella nostra vita. Viviamo una vita meschina, la vita di questo mondo. Non sperimentiamo il soprannaturale che entra nella nostra esistenza. E siamo sempre infelici.